Lunedì il Presidente del Consiglio Comunale di Salerno, come anticipato a Telecolore, riunirà i capigruppo per decidere sulla convocazione dell'assise cittadina. Il Consiglio potrebbe tenersi a stretto giro e questo potrebbe significare venerdì prossimo o al massimo lunedì 16 febbraio. Tempi ristretti quindi per la presa d'atto della decadenza del sindaco De Luca, passaggio indispensabile nell'iter che dovrebbe portare allo scioglimento del Consiglio e quindi al voto anticipato al 17 maggio. All'interno della maggioranza però sembrerebbe prender piede una possibile tattica dilatoria per riuscire a spostare il Consiglio Comunale almeno al 20 febbraio, una data che potrebbe rendere difficile la pubblicazione del decreto sullo scioglimento in Gazzetta Ufficiale prima del 24, termine ultimo per l'indizione dei comizi elettorali anche a Salerno. In tal caso l'amministrazione comunale del capoluogo potrebbe arrivare alla naturale scadenza del 2016 o comunque rinviare l'appuntamento con le urne al prossimo anno. Lo scioglimento, infatti, potrebbe comunque esserci, come previsto dall'articolo 141 del TUE, del testo unico sugli enti locali, anche se vice sindaco reggente e consiglieri potrebbero restare in carica fino alle elezioni del 2016, appunto. Non tutti però sarebbero d'accordo su questa linea, con alcuni consiglieri di maggioranza convinti che, al contrario, andare al voto a maggio significherebbe sfruttare un possibile vantaggio su centrodestra ed altri movimenti e partiti politici che non avrebbero ancora un proprio candidato. Del resto però resta da chiarire anche il successore di Vincenzo De Luca per i progressisti o comunque per l'ala del PD che fa capo all'ex sindaco. A complicare la situazione, le stesse dichiarazioni di De Luca, che a Telecolore nei giorni scorsi si era detto convinto di potersi, almeno teoricamente, ricandidare anche a Palazzo di Città. Ma lei si potrebbe ricandidare? Parlo a Salerno. Sì, formalmente sì, perché se la decadenza viene fissata al 3 maggio è possibile la ricandidatura. Molto potrebbe dipendere poi dalle manovre per le elezioni regionali, con il PD ancora alla ricerca di un possibile accordo per evitare le primarie. A Roma si lavorerebbe proprio per una candidatura unitaria, forse il ministro della giustizia Orlando. Domani, intanto, il PD, che non si riconosce in De Luca, si riunirà al Grand Hotel Salerno ufficialmente per parlare di Europa e Sport, con la direttrice dei centri, Rete Solidale Carmen Guarino, il vice ministro del Basso del Caro, il candidato per le primarie Andrea Cozzolino e l'europarlamentare Pina Picierno.